Ho qua la scatola, non è proprio questa, quella che avevo io era del Lupin, ma parliamo di tanti anni fa, forse nel 1967. Questa l'ho ricostruita io, il Novello Mago. È una passione questa che mi ha colpito quando avevo solo 12 anni e sono arrivato praticamente con gli stessi oggetti all'interno di questa scatola che sono qui alle mie spalle al Giuditta Pasta di Saronno. Cosa succederà al Giuditta Pasta di Saronno? Troveremo un Raul più vicino alle sue radici di Prestidi, Rigiri, Mirizzirizzatore, chiaramente anche divertente e comico, ma soprattutto uno spettacolo dedicato alla prestigiazione. Questo è uno spettacolo nuovo che potrebbe essere l'inizio di un altro percorso, quindi per cui possiamo considerarlo come una sorta di prequel, dopodiché tutto prenderà forma in uno spettacolo nuovo che si chiamerà Il Mago de Milano. In Rendigot con su medaille de l'altra, sto gran prestigiatura, il volta i maniche e manche un po' con una plata che vedi sina. Insomma, c'è un po' di tutto in questo spettacolo, qualche canzone in milanese, c'è Raul che fa i giochi di prestigio, c'è il pubblico chiaramente che si diverte a vedere le mie invenzioni. Vi auguro buon divertimento e troverete sicuramente divertimento guardando uno spettacolo.